A chi ha festeggiato i 50 e 60 anni di matrimonio nel corso di quest'anno, cioè degli anni 61, 62, che si è sposato, scusatemi, negli anni 61, 62, 71, 72, quindi abbiamo recuperato anche l'anno scorso. È stata una bella giornata, abbiamo potuto svolgere questo evento qua davanti, c'è stata molta partecipazione e quindi trasmetto a tutta la municipalità i complimenti perché è stato molto apprezzato. Detto questo, partirei immediatamente salutando di nuovo tutti i partecipanti, vedo anche collegato. Direi di, diciamo, extra consiglio del municipio, l'assessore Zanetti, che ringrazio per la partecipazione. Partiamo col primo punto all'ordine del giorno, che è la surroga del consigliere dimissionario Cinti Riccardo. In parole molto, molto povere, il consigliere Cinti ha, per una serie di Presidente, motivazioni. dobbiamo fare prima l'appello. Ah, perdonami, io ero molto avanti, va bene, scusate. Prego. Allora, Sgarzi Arturo. Lo vedo. Presente, presente. Fabri Sabella. Presente, avantissimo. Gherardi Mauro. Abbiamo detto che è in ritardo. Sì, arriva. È in ritardo. Ricciardi Mirella, Presente. Rinaldi Cristian, l'avevo visto, Presente. Rossi Mauro, anche lui l'avevo visto. Ciao. Serli Stefano. Presente. Luppi Manuele ha fatto pervenire la giustificazione per la sua assenza di stasera. E Tinti Patrizia. Presente. Ok. Ma Mauro ha problemi di audio, No, forse? siamo stati noi. No, no, intendevo, cioè ci sente Rossi, il presidente ci sente, sì. No, Non lo vedo. perché lo vedo collegato, però non lo Sì, cioè, vedo. lo vedo anch'io collegato, ma non ho lui aperto come immagine per quello. Volevo cambiare. Non so, vado avanti, mi spiacerebbe che già io partita di. L'altro non ha risposto neanche adesso. È con il microfono staccato. Provo a staccare il microfono. No, non riesce, è come l'altra sera. Non riesce ad attivare il microfono. Potrebbe essere causa di contestazioni. Chiedo al consigliere Serli magari qualche notizia, vi state messaggiando, se no prova a chiamarlo io magari, giusto per. No, non ho nessuna notizia, l'ho visto prima in No, collegamento. ma se ha problemi, cioè se è solo un discorso di, solo per Non iniziare, ma. so. Provo a chiamare. Ah, di audio. Intanto, per favore, scrivi presente in chat, così vediamo se riesci a risolvere. Scrivi ma presente in chat, giusto perché così siamo a posto. E al E poi l'ho telefono. messo presente, eh. L'ho visto e l'ho messo presente. E al telefono comunque. Hai un telefono con me? Prova ora Mauro a parlare. Non lo so, è più che altro per dopo. Ma per. No, stai parlando con me? No, non ti si sente. Non so.
non riesce neanche a scrivere, Maria Cristina, io non lo so come facciamo, perché è logico che anche la gestione dell'altra volta, non so se era... L'altra volta poi abbiamo veramente fatto fatica a risentire l'audio. Non si capiva quello che diceva, facendo quel giochetto con il telefonino. È che non può, è che come faccio, perché se non riesci neanche a scrivere, Mauro, al di là dell'ascoltare o del non intervenire, è la votazione. Io non lo so adesso. Se vuoi, guarda, facciamo una cosa, io inizio, se intanto te magari vuoi chiamare Maria Cristina, perché siamo in due posti. Okay. Lei ti ha già messo presente, comunque se adesso te ne metto giù il telefono io e chiami Maria Cristina, ok? No, cioè, iniziamo, sei presente, però tu intanto ascolti, però chiamala, così vediamo come andare avanti, ok? Metto giù, inizio, ciao. Mi auguro di ritornare in presenza a tutti, è sempre più... Bene, possiamo iniziare? Ok, allora... Sì, siamo in 2, 4, 6, 1, 7, la seduta quindi è valida, siamo 7. Perfetto, allora, di nuovo buonasera a tutti. E partiamo immediatamente col primo punto all'ordine del giorno, che è la surroga del consigliere demissionario Cinti. Riccardo Cinti ha deciso di dare le dimissioni a causa di una serie di impegni personali e professionali che non gli permettevano di seguire più la parte, diciamo, che riusciva a dedicare al municipio. Per cui direi, se non erro, in data 14 settembre ha presentato le sue dimissioni e in base alla, diciamo, all'ordine degli eletti durante, insomma, le elezioni, siamo arrivati a chiedere al consigliere, diciamo, a Nicola Civelli, la sua accettazione per prendere il posto in questo consiglio di municipio. In data 20 settembre è stata protocollata l'accettazione di Nicola Civelli. E quindi a questo punto siamo qua per votare la surroga e anche credo l'immediata esecutività. È così? Okay. Quindi io direi che passiamo subito a questa parte, poi se c'è magari anche qualcuno, credo che qualcuno abbia interventi, se qualcuno ha interventi, l'eventuale intervento del consigliere lo faremo al momento dell'elezione effettiva. Direi che è la cosa. Nel frattempo Rossi ha riuscito a scrivere. Perfetto, quindi direi che può essere valido anche il voto in chat. Certo. Quindi se Mauro senti, ok. Quando arriviamo alla sua votazione lo scrive in chat. Ok. Quindi parto con la votazione contestuale, quindi. Sì. Per la surroga del consigliere Cibelli e nell'immediata eseguibilità. Scardi Arturo? Sì. Fabri Isabella? Favorevole, favorevole. Gherardi Mauro? No, scusatemi, è assente. Ricciardi Mirella? Favorevole, favorevole. Rinaldi Cristian? Favorevole, favorevole. Rossi Mauro, ce lo scrive in chat? Perfetto. Bravo. Serli Stefano. Favorevole, favorevole. Tinti Patrizia. Favorevole, favorevole. Allora, con 7 voti favorevoli, il
il signor Cibelli è ufficialmente un consigliere del municipio di Monteveglio. Congratulazioni. Benvenuto, intanto vieni Mauro, vedo è arrivato qua Mauro Gherardi, adesso ve lo, lo vedete come sportello di stabilimento vicino a me, così tutto, perché riusciamo a... Quindi innanzitutto congratulazioni a Nicola, al nuovo consigliere, consigliere Cibelli, chiedo se vuoi, se vuoi dire qualche cosa, mi piacere dire qualche cosa, se ti riservi di dire qualcosa quando conoscerai meglio un po' le dinamiche di questo incontro, perché insomma quello che preferisco. Sì, attualmente posso solo dire che nei limiti delle mie possibilità cercherò di mettere l'impegno e le capacità che ho a disposizione del bene municipale. Grazie, non ho dubbi di questo. Grazie, okay, quindi Gerardi. Bene. Passiamo direttamente al secondo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione della relazione programmatica del municipio di Monteveglio 2023. Ora, io, in maniera molto veloce, direi alcune cose, insomma leggo una piccola parte della relazione. È innegabile che l'attuale mandato elettorale è stato caratterizzato da eventi talmente gravi ed impattanti che hanno cambiato in maniera repentina priorità ed esigenze dell'intero pianeta. La nostra municipalità, sin dal momento del proprio insediamento, si è posta come obiettivo di essere un tramite tra amministrazione e cittadini, a tutela e a difesa del bene comune. Questo è lo spirito con il quale sottoponiamo le richieste di intervento sotto elencate, ringraziando anticipatamente amministrazione ed uffici. Se volete li guardiamo un attimo tutti al volo, anche perché abbiamo l'opportunità di avere tra noi l'assessore Zanetti, in modo tale che se ci sono poi delle domande, diciamo abbiamo l'interlocutore giusto. Quindi un attimo solo che riattivo il tablet. No, è perché l'audio lo sentiamo da te, perché per avere fatto questa cosa è un attimo solo. Ok, questo l'ho chiamato, perfetto, perché l'audio esce da qua, io ho spento altrimenti sarebbe stato un doppio ritorno, quindi si sente il tuo, quello che dici. Benissimo. Allora, di seguito ci sono gli interventi che abbiamo considerato come conseguiti, con anche le note, perché secondo me alcuni sono bisogna proprio specificarli. Allora, allontanamento piccioni municipio sono stati messi dissuasori, vedremo dopo che chiederemo degli altri dissuasori perché ci sono delle zone che abbiamo identificato come casa della Dilina, quindi a fianco al municipio che ancora necessitano interventi. Concessione della saletta Montebudella ai volontari residenti in loco, è stato un incontro, è stato diciamo prospettato ai volontari quello che potevamo offrire e a questo punto siamo in attesa di un'eventuale decisione da parte loro, quindi il nostro compito al momento è stato fatto. Per quello che riguarda marciapiede Viale Martiri, piazza, qui sono da ultimare completamente con i lavori della piazza. La massicciata, stiore massicciata, angolo Sant'Egidio, via Cinghi, mettere in sicurezza per evitare strane, questo è stato un punto che abbiamo diciamo discusso nell'incontro con il vicepresidente e il consigliere Serli, perché al momento sono state fatte delle opere che potrebbero essere risolutive, quindi abbiamo messo questo intervento come le opere eseguite, però riservandoci dopo fondamentalmente l'inverno, ma dopo quello che saranno eventi atmosferici che potrebbero tornare a dare questo problema, vedere se le opere fatte sono sufficienti o se è necessario intervenire in maniera diversa. E poi ci sono una serie di richieste che erano state concordate direttamente, richieste dal comitato genitori
e nella scuola, tra le quali anche il cambio della serratura, che so che risulta essere l'unico intervento fatto nel municipio di Montedegno, ma non è l'unico intervento fatto al cambio della serratura. Non le leggo tutte, perché queste qua noi come municipio abbiamo solo veramente fatto da tramite, e quello che oggi ci risulta come eseguito è frutto di accordi direttamente fra assessore, uffici e comitato genitori. Sistemazione porzione materna a giardino fatto. L'illuminazione della pista ciclopedonale Baldano-Monteveglio è praticamente fatta, manca un piccolissimo tratto già finanziato, magari dopo l'assessore può darci qualche dettaglio in più. Credo che siano stati modificati per un problema tecnico dei lampioni, sia corretto, che non andavano bene, insomma, quindi li hanno cambiati. Quindi questo. Iniziamo con invece le opere che non ci aspettiamo che vengano eseguite. Per alcune siamo stati abbastanza vaghi, ma proprio perché diventava difficile dettagliare. Per esempio, l'implementazione e la manutenzione della videosorveglianza. Nel senso, noi chiediamo tutti maggiore videosorveglianza, e sappiamo che ci sono delle telecamere che per un motivo o per un altro non funzionano, chiediamo che siano sistemate. Poi ci sono alcune cose che ci portiamo dietro, più di una cosa che ci portiamo dietro, che sono le installazioni dei segnalatori di velocità, dei box dissuasori, di Ribega in Viale dei Martiri, la messa in sicurezza del percorso pedonale di Via dei Conti. E questo qua magari dopo chiedo all'assessore Zanetti di darci qualche dato più definitivo, il completamento del piano delle aspettature, una richiesta arrivata direttamente dalla frazione di Ribega per un passaggio pedonale, e abbiamo aggiunto in corso di insomma, preparazione della relazione una richiesta di un passaggio pedonale fronte a casa edificio di Stiore. Mentre per quello di Ribega abbiamo avuto modo di verificare che è una cosa fattibile, per quello di fattibile dal punto di vista codice della strada e proprietario della strada stessa, per quello di Ribega lo chiediamo, ma ci riserviamo di aspettare il riscontro dagli uffici barra dalla provincia, direi anche in quel caso. Quello che riguarda il verde pubblico, al di là della manutenzione ordinaria, è per noi fondamentale il monitoraggio degli alberi pericolosi, sappiamo tutti che cosa è successo in Viale Collodi, e anche portare avanti la parte residua delle potature. Poi, la ciclopedonale di Stiore, diciamo, Monteveglio-Stiore, chiediamo la sostituzione dell'illuminazione, perché quella che c'è adesso, per com'è, è sempre rotta fondamentalmente, per un motivo o per un altro. Per cui so che inizialmente era stata fatta questa scelta per andare incontro, non so bene se delle richieste della provincia o altro, però non si può tenere, quindi chiediamo la sostituzione. L'ultima azione della parte dei marciapiedi residui, intese come marche di costituzione a piazza, quindi tutti i marciapiedi del viale. Una richiesta di integrazione a Monte Budello, perché nell'incrocio, quello che va poi giù per andare a Savignano, e o dritto per andare da, se non conosco bene il nome delle vie, dove c'era una volta quella Filomena, è molto buio, quindi i residenti hanno chiesto qualche semaforo in più. Stiore c'è il marciapiede, adesso lì non ho dettagliato, magari lo dettaglio meglio, che arriva da Monteveglio, arriva all'incrocio di Stiore che porta Oliveto, si trova alla propria destra una parte di marciapiede particolarmente ammalorata, quindi anche molto pericolosa, quindi chiediamo questa sistemazione. La sistemazione che ci portiamo dietro da un po' del marciapiede di via Carlo Alberto della Chiesa, che è veramente impraticabile. Ma spesso l'ho messo due volte, scusate.
E tutti gli, quindi vabbè, questa io non so, non credo, poi magari lo chiedo alla segretaria, che è proprio una ripetizione, non credo sia necessario fare modifiche particolari. Poi tutti gli scivoli di, diciamo, abbattimento delle barriere architettoniche, non solo quello già richiesto per il Bar Serena, inteso come bar dei cinesi qua dietro alle mie spalle, ma tutti gli altri scivoli che si andranno a trovare nel viale Marte di Costituzione Piazza, dove ci sono dei passaggi pedonali, quindi come proprio richiesta di amendamento. Manutenzione barra implementazione di panchine e giochi del parco Arcobaleno. Ritorno al discorso dell'allontanamento dei piccioni dalla casa Adelina. Le pensioline degli autobus, che è un progetto che partirà in tutte le municipalità, ma non ne abbiamo uno uguale all'altro, per cui quello che si può, diciamo, se c'è qualcosa che si può, di quelle già nuove, diciamo, definiamole magari in ferro battuto, non so se questa è la definizione giusta, se si possono mantenere, altrimenti proprio un'unificazione delle pensioline. Abbiamo ancora la richiesta della sistemazione di quelle due o tre finestre della polizia municipale, fondamentalmente sono quelle sopra al bar, poco sopra al bar. Abbiamo mantenuto la manutenzione del cimitero, sappiamo che sono state fatte delle scelte, si è dato priorità agli ampliamenti, però la manutenzione del nostro cimitero sta diventando abbastanza urgente. Sempre per quello che riguarda una manutenzione, una sistemazione, abbiamo aggiunto la parte retrostante la sala Sogno Veglio, perché lì dietro è veramente molto degradata, per cui considerando i lavori della piazza, avere quella zona in quella condizione, insomma, è veramente brutto. Mantenuto, ma questo farà sicuramente parte del lavoro della piazza, la riqualificazione dello spazio verde posizionato dietro l'edicola, e mantenuto l'eliminazione della copertura Ethernet magazzino comunale. Io aggiungo, ma questa no, se non parliamo di manutenzione, se non parliamo di eliminazione, dovremmo avere un riscontro sull'eventuale controllo barra manutenzione barra certificazione che serve, non lo so. Riproponiamo il progetto della bocciofila, sappiamo tutti che è un argomento difficile, dove forse non si è trovata ancora una decisione. Ci tengo particolarmente, io ho aggiunto la pista di atletica. Ho già detto a qualcuno di voi che io ho incontrato i ragazzi del gruppo di atletica di Monteveglio, è un gruppo folto, sono dei ragazzi che forse potrebbero avere anche ambizione di arrivare a delle categorie importanti, ma con il nostro cimento. Per cui rifare la pista d'atletica potrebbe aprire anche la possibilità che Monteveglio diventi un centro importante, un centro che potrebbe essere anche un centro federale addirittura, per cui sarebbe sicuramente un passo molto, ma molto importante per la nostra municipalità. Molto fiera, spero che riusciremo a fare, di sistemare il centro sociale di Stiore, perché il centro sociale di Stiore è una realtà bella, è una realtà, secondo me, da vivere, per cui mantenerlo come dovrebbe è per me fondamentale, spero che lo sia per tutti. Sempre a Stiore c'è carenza di giochi nel parco, Stiore ormai è una frazione importante, ci sono anche tanti bambini, tra cui la richiesta dei giochi. Rimangono la sistemazione dell'edificio del municipio e anche qua ho riportato due volte, scusate, ma facendo le cose in fretta, il retro della sala Sogno Veglio. Vabbè, quindi ho una ripetizione. Io penso di aver riportato più volte, ma di non essermi dimenticata nulla, non lo so. Quindi a questo punto mi chiedo,
partiamo con gli interventi in modo tale che eventualmente poi chiediamo all'assessore Donetti un riscontro. Siete d'accordo? Partiamo con gli interventi. D'accordo. Ok. Vediamo. Guarda nella chat. Vediamo. Sono delle richieste. Non sono io che non li vedo, non ci sono richieste, scusate perché sto gestendo. Non ci sono richieste? No. Allora, bene, se non ci sono interventi o richieste di chiarimento, io chiedevo un paio di cose, se possibile, all'assessore. Volevo sapere, per quello che riguarda, perché ne avevamo parlato non tanto tempo fa, là il passaggio, quello di Via Ponti, per quello a che, diciamo, che punto siamo a questo punto, e se ci spiega meglio il piccolissimo tratto di illuminazione della città pedonale, perché io non credo di essere stata molto chiara, ecco. Quindi da parte mia avrei queste due richieste. Se posso intervenire? Certo che sì. Ok, buonasera a tutti. Innanzitutto volevo congratularmi con Nicola per questa nuova esperienza e con Mirella per la nuova esperienza invece da mamma, che penso che sia ancora più importante che quello che stiamo facendo noi adesso. Grazie mille. Detto questo, allora, la pedonale è andata così. Purtroppo sotto passano tutti i sottoservizi di ERA e quindi non è stato possibile mettere i pali normali, tradizionali della luce come è stato fatto su tutta la pedonale. Quindi si è pensato di utilizzare altri tipi di lampade che sono già state finanziate, che verranno fissate alla pedonale, al legno, insomma, e quindi faranno più o meno la stessa luce, però siamo in attesa che l'ingegner Testa, che è quello che ci cura tutte le certificazioni, dia il via alla cosa. Però è un tema abbastanza corto perché siamo già pronti per fare il tutto. Per il discorso del, io lo chiamo lì quella mettere in sicurezza, il discorso lì della pedonale lì al Ponte Rosso, stiamo aspettando che, mi sembra sia Telecom, però ne ho sentite tante, ci sposti quel baracchino che ci hanno anche preso contro con un camion. Appena ci spostano quella, siamo pronti a mettere giù i New Jersey, mettiamo in sicurezza tutto. Il sindaco voleva anche allargare un attimino il marciapiede lì sul ponte, che abbiamo visto che si può fare, e sinceramente non è ancora stato finanziato, però questo quando faremo uno vediamo di mettere in sicurezza anche quel discorso lì. Se mi consenti, facevo una carrellata un po' su tutte le cose. Allora, come con quel fondi del PNRR che abbiamo avuto, che cubano circa 1,5 milioni di euro, abbiamo deciso, insieme anche un po' alle municipalità, per togliere un po' tutti quei lavori anche che erano stati lasciati indietro, di dividerli in 5 pacchetti importanti. Una parte era sulle pensiline degli autobus, 300.000 euro. Sulla manutenzione straordinaria del verde, cioè quindi potature e sistemazione dei parchi, altri 300.000 euro. Gli arredi dei parchi, cioè i giochi e tutto quello che ne viene dietro, per altri 300.000 euro. Un 70.000 euro sulla videosorveglianza dei parchi e la restante parte per i famosi raccordi pedonali, che sono quel discorso di togliere un po' tutte quelle infrastrutture che non sono adatte per disabili e cose così, insomma, riuscire a mettere a posto tutte quelle parti che purtroppo ci si prova sempre, ma rimane sempre indietro qualcosa. Questo è come abbiamo spacchettato un po' quel 1,5 milioni. I 300.000 sugli arredi dei parchi, che sembrano tanti, ma vanno benissimo per il fatto che
che siamo fortunati che la parte alta, cioè Castello, Savigno e Monteveglio, bene o male abbiamo già sistemato un po' tutto con il discorso che avevamo vinto un altro bando regionale da 130.000 euro per la montagna e abbiamo potuto spenderli solo lì. E quindi, insomma, 300.000 più quelli lì, insomma, quasi 500.000 euro per giochi darà una sistemazione a tutti i nostri parchi. Detto questo, che era un po' la carrellata un po' su come andremo a spendere, il bando deve essere chiuso tutto entro 31 dicembre, quindi nel 2023 verranno fatti tutti questi lavori. Mi ero segnato alcune cose che tu avevi detto, sui passaggi alla Fieri Bag e alla Muffa. Alla caseificio di Stiora. Sì, il caseificio di Stiora, scusami. Allora, sulla Muffa abbiamo già avuto il nulla osta dal proprietario della strada, come dicevi te, cioè dalla città metropolitana, e lì adesso lo possiamo fare. Sul discorso di Stiora rifaremo tutto l'iter, non è un iter che ti danno risposte in tempi brevi, però aspettiamo e poi se ci danno il nulla osta anche quello, lo faremo. E ovviamente adesso tutti i passaggi pedonali nuovi vogliono illuminati sulle provinciali. Sulla ciclo pedonale invece di Stiora, per il discorso dell'illuminazione, quando fu fatta, da quello che mi hanno detto, hanno dovuto mettere quell'illuminazione particolare perché la provincia e la regione per la parte fluviale volevano una cosa come quella. Ora, sempre con l'ingegner Testa, abbiamo fatto richiesta, e sembra che ce lo facciano fare, di poter mettere dei lampioni normali per vedere di togliere tutti sti ignoranti, perché la parola è giusta è quella, che ci, insomma, che rimanga accesa, perché qua tutti i giorni ne vanno a rompere uno, quindi almeno fare un lavoro che rimanga fatto. Però siamo solo in attesa, ma sembra che sia abbastanza vicina la risoluzione al problema. Per l'illuminazione di Monte Budella abbiamo chiesto il preventivo, appena l'abbiamo proveremo di dare una copertura, e mentre i marciapiedi di Carlo Alberto dalla chiesa, quelle cose lì verranno messe dentro al PNRR, abbiamo già quantificato tutto, quindi insomma nel 23 vediamo di dare una svolta a questo. I cimiteri, come giustamente dicevi, siamo partiti con un discorso di ampliamento in tre cimiteri, che sono Calcara, Bazzano e Ponzano, perché siamo veramente a quota quasi zero. Dopodiché abbiamo deciso di, appena abbiamo il progetto definitivo, più o meno di un cuberà circa 1 milione di euro, di fare un mutuo per dare una sistemata a tutti i cimiteri che abbiamo. E mentre per la pista di atletica l'abbiamo già candidata due volte, la prima volta ce l'hanno cassata, la seconda volta non sappiamo ancora, perché il bando scadeva il 15 ottobre, scade adesso il 15 ottobre, quindi vediamo stavolta, perché ci tenevamo a fare diventare il centro di Monteveglio il polo importante per quello che è l'atletica. Poi l'importante è che abbiamo anche condiviso in unione dei comuni, perché visto che la pista c'è solamente a Sasso, averla anche a Monteveglio sarebbe proprio per la nostra unione, insomma avremo tutti e due i poli che insomma si può fare attività fatta bene, quindi insomma riuscire anche a prestarci un po' le strutture. Io mi sono segnato queste cose, altre cose non me le sono segnate, quindi se rimango a disposizione per varie ed eventuali. Giustamente avevo questi dubbi qua, e grazie. Io continuo a guardare se ci sono. Forse vedo Sarli che scrive, consigliere Sarli, non so se sta. Avrei una domanda per l'assessore, perché non ho capito bene prima lo spacchettamento di quel 1.300.000 euro, perché io mi sono segnato, è proprio una domanda, pensiline 300.000, parchi 300.000, arredi parchi 70, io arrivo a 600, raccordi pedonali non so quanto perché non l'ha detto, non arriviamo però a 1.300.000, o ho capito male? Sì, ha capito male, perché sono 300.000 di pensiline.
300.000 di manutenzione sul verde, 300.000 degli arredi dei parchi, 70.000 per la videosorveglianza dei parchi e la restante parte per raccordi pedonali e tutte quelle cose un po' a richiesta delle municipalità. Sono 970, quindi sono circa 530.000. Sì, 3, 3, 9 più 70, 9, 70, sono 3,30 per i raccordi 5, pedonali. 30. È 1,5 milioni. A 1,5 milioni anche io. Ha detto 1,3 milioni però, eh. Comunque va bene, scusate. Se 1,5 milioni, se 1,5 milioni va bene, ho capito. Erano 2,8 milioni per la ciclo pedonale Monteveglio-Castello e 1,5 milioni per il decoro urbano. Okay. Scusate se... Tutto qua, nient'altro, grazie. Ringrazio l'assessore, lui sa che ci sono degli argomenti per i quali lo stalkerò, per cui dovrà per forza in qualche modo accelerare alcune cose. No, io l'ho già detto onestamente, l'ho già detto, lo ripeto, ci tengo a dirlo. Ci portiamo dietro delle cose da tanti anni, per cui ne abbiamo parlato anche quando ci siamo incontrati con il vicepresidente, con Serri. Il problema è che se io penso a tutte le opportunità che abbiamo avuto in questo momento con i vari fondi del PNRR, onestamente preferisco che gli uffici siano impegnati a partecipare a quante più bande possibili. Poi magari c'è un limite, per cui alcune cose spero che vengano fatte quanto prima, però cioè, se la scelta è fanno tutto subito piuttosto che proviamo di partecipare a quanto più possibile, io personalmente preferisco proviamo di partecipare a quanto più possibile e di fare poi magari con dei tempi un pochettino più dilatati che danno magari un po' di frustrazione a tutto quanto, tutto quello che si può fare. Quindi grazie comunque, grazie anche delle spiegazioni. Onestamente, se non ci sono interventi, passiamo al voto? No, possiamo passare al voto della relazione programmata. Sono persa. Ma si sente? Mi sentite? Sì. Okay, no. Maria Cristina, c'è qualcosa per cui non dobbiamo passare al voto? Ho perso qualche altro passaggio? No, stavo controllando se il signor Rossi e il signor Serri si stavano sentendo, se il signor Rossi... Ah, ok, no, scusa, perché dato che ero partita senza fare l'appello, potevo essere pronto a sbagliare qualsiasi cosa. Quindi se anche per il signor Rossi non ci sono problemi, per me possiamo passare alla votazione o alle dichiarazioni di voto. Volevo chiedere una cosa, quelle due o tre ripetizioni che ho fatto le lasciamo così, non stiamo a modificare il documento? Io le lascerei così, perché alla fine... Perché l'ho scritto un attimo solo in questo modo informale, dimmi Mauro. Ehi. Ti piacerebbe fare un intervento? Come puoi fare? Allora, io sfruttiamo... Aspetta, provo a mettere viva voce. Diciamo che non, la forma non lo permetterebbe, però se devo decidere io, provo a metterti in viva voce. Sottolineo che credo che il regolamento non permetterebbe questo, però io per me lo possiamo fare. Un attimo solo. Okay. Proviamo con... Ecco, vai Mauro. No, vai pure, c'è la segretaria, insomma. Prego Mauro, prova. Si sente? Si sente sentire? Sentite Rossi? Sì. Vai. Io tutti voi sono d'accordo che posso fare l'intervento in questo modo, ecco. Allora, okay. L'intervento si può fare e che dovrebbe parlare più forte in modo tale che lo possiamo sentire. Questo fatto qua mi sento. Ecco, ora io vado, ecco, perché volevo fare l'intervento perché spero che il signor Zanetti, in questi anni sono tantissime proprio le occasioni di aver incontrato e anche potergli parlare, perché
questo faccio tutto che stiamo portando avanti, non penso che stia facendo queste richieste e si passa sempre al 2023, forse non sarà il 2024, passeremo al 2023, questo lo so, non capace di fare l'assessore come lo sta facendo lei. Però a quel punto taglio l'assessore lo farei gratuitamente, molto gratuitamente, farei per beneficenza, non certificato nel sindaco. Però, per prendere quello, io le voglio solo chiedere un'altra cosa. Questa piazza vuol dire che quando è cambiata? Perché ci sono troppe cose che sono legate alla piazza. E mi state, sono 4 anni che si dovrà aspettare la piazza. Prova a pensare al settore, all'amministratore che può essere, per le tue capacità, cosa ci può costare adesso fare la piazza, se l'aveva fatta la piazza 4 anni fa. Come era il vostro dovere fatto. Io vi chiedo solo questo. E in più, vorrei di avere delle date del Cecilio, sono vero. C'è da vergognarsi, c'è un tetto, è il tetto di Reggiania che mi sta chiedendo dentro. Sì, dovrebbe essere. I nostri anziani, i nostri anziani, pensateci, non avevano neanche, avevano fuori fuori quando facevano quel cose. Soccorre, vieni, buon lavoro, voglio andare a lavorare anche da Marco. Consigliere Rossi, facciamo una roba, se intervengo, mi fermo un attimo io. Consigliere Rossi, un attimo solo. Allora, se l'intervento è relativo a delle richieste che possiamo fare all'assessore, però per cortesia, già la modalità è usuale, ci limitiamo un attimo alla al ruolo e non al resto, per cui prego. Però mi posso permettere solo di dire, allora, io come vicepresidente della municipale di Pontivegno, come sono rappresentato da questo comune, come questo suo cuore, che ti dirò, perché effettivamente le date contentano, sono solo delle date e dei tempi per fare un piccolo stimolo davanti ai cinesi, se non mi sento, mi sento molto presuntivo per una cifra esoria che non so quantificare, ma io la so quantificare, mi faccio ridere dietro da una fuori, che sta lì a fare il sorriso, non so tutti. Allora, Mauro, metto giù perché non si sente niente, no, ribadisco, adesso magari vediamo, riformulo l'intervento perché si capiva male. No, prego Maria Cristina. No, allora, all'inizio quando mi ha chiesto si sente, però poi quando inizio a parlare non si capisce nulla di quello che dice, io poi non riesco a verbalizzare. Ma io credo che non sia neanche fattibile se andassimo a guardare la modalità, comunque. Poi magari se Mauro mi sente mi correggerà, al di là dell'aspetto che se anche non si è sentito è meglio, perché a volte non si hanno delle perché io non, se avessi potuto avrei interrotto in determinati momenti. Credo che le giuste, uno può avere qualsiasi dimostrante, però se vogliamo forse diciamo dare una utilità all'intervento, perché provo, poi magari abbiamo anche il consigliere Serli che forse se ha sentito di più o se sa mi corregge. Sì, allora, tempistiche certe per la piazza, al di là delle rimostranze perché non è stato fatto, tempistiche certe per lo scivolo del Bar Sirena. Io avevo già provato di dire al consigliere Rossi che sì, in effetti si poteva fare, ma potendo rientrare in un bando dell'abbattimento delle barriere architettoniche, io personalmente preferivo che venisse utilizzato di quello. E per quello che riguarda la manutenzione dei cimiteri, cosa si vuole fare? Ok, abbiamo dato le priorità al cimitero di Monteveglio quando arriva. Questo è quanto io potrei sintetizzare delle informazioni
importanti per questo. Poi assolutamente il vicepresidente Rossi è liberissimo di correggermi piuttosto che integrare tramite magari anche consigliere Serri se vuole le richieste. Quindi chiedo all'assessore Vanetti magari queste tre risposte, se possibile. Grazie. Sì. Allora, purtroppo anch'io non ho sentito nulla, quindi fatto. Allora rispondo a quello che hai chiesto te. Allora, sulla piazza entro fine anno verrà fatta la gara, quindi supponiamo che in primavera l'azienda che vincerà la piazza più o meno cioè partirà con i lavori previsti. Abbiamo visto a Castelletto che è stata fatta in inverno 4 mesi, quindi pensiamo anche su Monteveglio ci sia una lavorazione di 3 mesi circa come tempi di realizzazione. Comunque entro fine anno viene fatta la gara. Sul cimitero stiamo aspettando la progettazione che abbiamo già incaricato, che ci sta arrivando per il discorso degli ampliamenti. Quando abbiamo quella, la giriamo, ci faranno il progetto definitivo, quello che cuberà 1 milione di euro. Secondo me sono stati molto ottimisti, comunque loro pensano di riuscirci a dare un definitivo entro fine ottobre. Io a questo punto non ci credo più, comunque diamoci un mese in più, arriviamo, insomma, comunque entro fine anno abbiamo tutto il definitivo anche dei cimiteri per poter chiedere il mutuo, quindi sul 23 poter iniziare i lavori. La terza domanda era, scusa Isabella che non mi ricordo. Era per quale motivo non si sente preso in giro, perché lo scivolo del Bar Sirena, come gli altri, sono 3 anni che ce lo portiamo dietro. Guardate, preso in giro non è preso in giro nessuno. Purtroppo quando fai l'assessore devi prendere delle decisioni. A volte vai a prendere delle decisioni che possono non essere visti da altri, però magari abbiamo lavorato su altre questioni sempre legate al fatto di poter togliere sempre legate al discorso della disabilità e a cose così, e quindi magari non si sono visti dentro Monteveglio, li abbiamo fatte da altre parti, come a scuola Bazzano, come adesso verrà fatta a scuola a Crespellano, come da altre parti. Quindi preso in giro non è preso in giro nessuno. Purtroppo, come hai fatto tu la relazione all'inizio, non deve essere una scusante, ma dopo 2 anni di Covid e adesso interviene questo discorso dell'elettricità, perché tanto come siamo terrorizzati a casa lo siamo anche in municipio, e quindi prima di poter fare spese extra dobbiamo mettere al sicuro il bilancio del comune, quindi per adesso dobbiamo vedere quanto realmente cuberà questi aumenti che arriveranno anche al nostro comune. Quindi detto questo, che non deve essere una scusante, purtroppo magari certi soldi che pensavamo di poter spendere li abbiamo accantonati per andare incontro a questa esigenza. Magari arriverà che il nuovo governo ci dirà magari il 14 che sosterranno loro le spese, quindi riapriremo i cordoni e potremo tornare a rimettere in piedi tutto. Adesso purtroppo in questo momento qua abbiamo un attimino fermato, però che non si pensi che abbiamo preso in giro qualcheduno, cioè siamo sempre intervenuti laddove c'erano delle esigenze importanti come questa. Purtroppo ognuno vede il proprio, però le mamme vedono la scuola, quando hanno i bimbi piccoli vedono l'asilo e vedono i giardini, ed è sempre un continuare a cercare di fare il meglio possibile. Poi se quello è rimasto indietro, come è rimasto indietro, chiedo scusa, ma non abbiamo preso per il culo nessuno. Mi dispiace anche che un consigliere si permetta di pensare una cosa così. Detto questo, comunque anche il bando sul decoro urbano deve essere chiuso entro il 31/12, quindi nel 2023 vedremo tutti questi lavori. Poi l'ordine, visto che sarà spacchettato in questi 5 macro interventi, l'ordine di partenza non lo so dire, cioè, ma penso che chi farà le pensiline non abbia problemi, cioè, non è lo stesso che farà i marciapiedi, quindi vedremo tutta sta gente lavorare, però i tempi per questo non ce l'ho, posso dire che sarà il 23. Grazie. Solo una cosa, tornando, perché forse l'hai detto anche prima, ma è che me lo sono ripetuto nel cervello tante volte, mi confermi però che tutto quello che sono gli scivoli, compreso il famoso Bar Sirena, sono dentro a quei 40-50 mila euro dell'abbattimento delle barriere architettoniche, quindi quelli ci sono lì. Sì, okay. Questa è un'occasione unica per riuscire a togliere tutte quelle problematiche che purtroppo non siamo riusciti a fare fino ad adesso. Ah, scusate un attimo,
chi abbiamo? Dove Mauro? Sono io? No, Arturo. No, sono Sgarbi. Sì, no, volevo solamente dirvi questo, che dove sono io? In questo momento c'è un fortissimo vento, per cui io sento la voce che va e che viene. Non dipende da voi, ma dipende dal mio collegamento, è chiaro? Quindi, io vorrei essere dove sei te. Vabbè, purtroppo, sento... vieni. Pensa che non sento il consigliere Rossi, che siamo a 200 metri in nadare di distanza, pensa un po'. Ok, vabbè, in ogni modo io qua ho questa situazione che c'è un forte vento per cui la voce va e viene. Se dovesse interrompersi, sapete il perché, insomma, ok? Ok, ho volume, ok, bene. Grazie. Ma chiedo al consigliere Rossi se ho detto bene, magari me lo fa sapere, se consigliere Serri, chiunque altro vuole aggiungere, vuole fare un intervento. Consigliere Gherardi qua di fianco, no? Nei confronti del vicepresidente. Non sulle cose personali non mi interessa, cioè non permetto interventi personali. Etica di come ci si comporta. Scusate perché non riesco, siamo nello stesso luogo, ma non permetterei interventi personali. Qua faccio la cattiva. Se non ci sono interventi di altri, passiamo al gruppo. Ok. Dichiarazione di voto, grazie che dia il consigliere Selli, sì, dichiarazione di voto, quindi ok. Allora, la scorsa settimana ci siamo incontrati con la Presidente del Consiglio di Municipio di Monteveglio al fine di arrivare a una stesura condivisa del piano delle opere da realizzare nel 2023 al Monteveglio. Eliminate di comune accordo quelle opere che non avrebbero dovuto far parte di tale documento negli anni passati, parliamo degli interventi di ordinaria manutenzione, abbiamo esaminato quanto non è ancora stato realizzato. In alcuni casi si tratta di lavori già previsti sin dal 2019. Verificata nell'attualità, le abbiamo riproposte, insieme ne abbiamo aggiunte altre a fronte di segnalazioni pervenute dai cittadini. A seguire riportiamo alcuni dei lavori che non sono stati iniziati e o completati. Allora, mettere in sicurezza il percorso pedonale via dei ponti. Richiesta già presentata dal 2020. Sarebbe un intervento di costo limitato, potrebbero essere disposti dei neogessi per separare la parte pedonale da quella dedicata ai mezzi a motore. A novembre dello scorso anno veniva riportato nel piano delle opere da realizzare che i lavori erano in corso con delimitatore di cemento. In realtà ad oggi nulla è stato fatto, l'ha confermato poco fa l'assessore. Quindi si scrivono delle cose che in realtà non sono vere. Scivolo in prossimità di Barserena. Realizzazione di scivoli per consentire alle persone che si avvalgono della carrozzella di poter transitare con facilità dalla sede stradale al marciapiede in diversi punti particolarmente trafficati, in sintesi eliminazione delle barriere architettoniche. Aggiungo, ha dato una risposta adesso l'assessore, vediamo se con questi fondi si riesce a ultimare. Illuminazione pista ciclopedonale. In questo caso lo scorso anno era riportato che i lavori erano in corso di conclusione e anche qui raccontiamo delle frottole. Assolutamente non vero. Manca ancora un tratto da realizzare completamente, pali più stesura cavi. Devo precisare che il problema dei servizi che passano sotto lì, sarà per quello, spero, era già stato affrontato a suo tempo quando è stata fatta la parte verso Bazzano, subito dopo il passaggio pedonale, dove sono stati messi invece che i guardrail dei mini gersi. Allora, già allora si sapeva del fatto che i servizi passavano in quella posizione. Perché non ci si è pensato nel momento in cui è stata realizzata la pedonale? Non possiamo sempre accorgersi a posteriori, si sapeva già allora. Io avevo avuto occasione di parlare anche con il tecnico che mi aveva confermato appunto il problema dei servizi che passavano sotto, però ce ne accorgiamo adesso e comunque i lavori sono fermi. Completamento piano asfaltatura strade, era stato inserito nella relazione programmatica del 2020, ripresentato nel 2021, stiamo ancora aspettando il minuto necessario e la situazione strada continua a deteriorare. Eliminazione copertura Ethernet dal magazzino comunale, anche questa è una richiesta storica che risale al 2019.
vista la collocazione del magazzino in pieno centro abitato, vicino all'ufficio postale e a poca distanza dalla la polisportiva, il rischio da polvere di amianto è elevato, ma lo scorso anno veniva dichiarato, ancora un'altra balla allo stato attuale, che era in corso la valutazione di valorizzazione dello stabile e tuttora non è stata presa alcuna decisione. Ci fermiamo qui, ma ci sarebbero molti altri lavori che, nonostante le rassicurazioni di soluzioni in tempi brevi, sono ancora in attesa di inizio o completamento. Voglio ribadire non tanto che non ci possano esserci stati dei problemi, ma l'anno scorso il Covid era già in corso, c'era. Quindi nel momento in cui andiamo a scrivere su un atto pubblico è in corso, è in completamento, eccetera, bisogna che queste cose corrispondano a verità. Siccome a tutt'oggi queste cose non sono ancora state fatte, vuol dire che non corrispondevano a verità. Quindi avete scritto un falso su quel documento. I cittadini che si rivolgono a noi per segnalarci i problemi che incontrano e che richiederebbero interventi in certi casi urgenti, si lamentano della loro mancata soluzione. Quanto sopra riportato ci porterebbe a votare contro, non tanto per il contenuto della relazione, ma per le modalità con cui l'amministrazione, con le più svariate motivazioni, non realizza quanto approvato, dapprima dal Consiglio di Municipio e successivamente dalla Giunta. Visto che comunque abbiamo partecipato alla stesura e crediamo nella necessità delle opere individuate, ma non condividiamo il comportamento dell'amministrazione, ci asterremo. E io sono veramente dispiaciuto, perché l'altra sera, con la Presidente, nella diversità delle posizioni, abbiamo fatto comunque, penso, un buon lavoro, e mi dispiace anche che non ci fossero altre persone comunque. E quindi diciamo che dal punto di vista delle cose che sono da fare siamo perfettamente d'accordo, però mi spiace contraddire, forse Mauro l'ha detto in termini sbagliati, non doveva dire in quel modo, o qualcosa ho capito ma non molto, perché si sentiva male, però in effetti non parliamo di essere presi per il culo, ma nel momento in cui su un atto pubblico, ribadisco, scriviamo una cosa e poi in realtà questa cosa non corrisponde alla verità, non è essere preso per il culo, ma è raccontare delle balle. Scusate, ho finito. Grazie consigliere Serni. E adesso di alcune cose l'assessore Zanetti aveva già dato risposta. Se vuole precisare qualcosa, io solo su un punto. Io ho fatto una dichiarazione di voto, quindi non, nessuno può più parlare. Perfetto, lei, questa guarda, io la ringrazio perché veramente sono talmente presa da altri aspetti tecnologici che mi scuso per i numerosi errori che ho fatto questa sera, faccio del mio meglio. E se c'è qualche altra dichiarazione di voto? E qualcuno deve fare la dichiarazione di voto? Normale. Ma grazie, cioè non è un grazie retorico, è un grazie. È un grazie perché sto cercando di gestire tutto quanto. Altra dichiarazione di voto? Ho visto un messaggio di Mauro Rossi che è grazie, ma penso che sia grazie riferito prima, non credo voglia qualcos'altro. Sì, di prima. Ok. Niente, passiamo al voto. Sgarzi Arturo. Scusate, votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Ah, tutti e due quindi, perfetto, scusate. Favorevole. Per entrambi? Due. Sì. Fabri Sabella. Favorevole, favorevole. Gherardi Mauro. Favorevole, favorevole. Ricciardi Mirella. Favorevole per entrambi. Rinaldi Cristian. Favorevole, favorevole. Cibelli Nicola. Favorevole per entrambi. Rossi Mauro, vediamo se scrive, anche se hanno già dichiarato che si astengono. Astenuto per entrambi, ok. Serli Stefano. Mi astengo per tutte e due. Tinti Patrizia. Favorevole per entrambi. La relazione programmatica è approvata con Cibelli, l'abbiamo? Sì, sì. Già votato? Sì, sì. 2, 4, 6. Con 7 voti favorevoli e 2 astenuti, la relazione è approvata.
Allora, grazie a tutti, mi scuso veramente per i numerosi errori operativi che ho fatto, diciamo che volevo sfruttare la presenza dell'assessore Vanetti qua per fargli dare tutte le spiegazioni possibili, lo ringrazio di essere intervenuto. Se abbiamo anche appunto vari eventuali, ce ne sono? C'è qualche parte nostra, la parte mia no? C'è qualche Io avevo parte? Una curiosità, se possibile. Prego. E per quanto riguarda le illuminazioni natalizie, sappiamo già qualcosa poi? Per le illuminazioni natalizie lo mettiamo nelle varie eventuali, un po' posso dire, no? Parlare di questo. Ho incontrato ieri l'altro le esponenti del prologo delle varie municipalità e anche qualche presidente, non c'erano tutti, assieme all'assessore Guguni. E allora, fondamentalmente, in tutto il territorio, l'unico comune che non farà l'illuminazione natalizia, ma metterà delle altre cose, credo, dovrà andare a Calderano. Tutti gli altri continueranno la tradizione delle illuminazioni natalizie, alcune con dei limiti di orario. Il tema delle illuminazioni natalizie è abbastanza complesso nel nostro comune, perché nelle 5 municipalità è gestito in maniera diversa anche dal punto di vista economico. Okay. Dano, che è logicamente una municipalità che ha una vocazione commerciale maggiore, i commercianti hanno sempre pagato le illuminazioni natalizie. Monteveglio, dato che siamo in Monteveglio, io sono subentrata l'anno scorso vicino a Natale e mentre c'erano due o tre che potevano essere in qualche modo interessati ma non hanno mai pagato perché era l'associazione di categoria che tirava fuori qualche euro, gli altri hanno detto speriamo si brucino, proprio sto veramente sintetizzando. Quindi l'incontro di lunedì sera è finito, che si sarebbe un attimo fatto il punto, perché anche Crespellano stesso, dove invece le nazioni erano coperte da prologo in parte commercianti, hanno una richiesta dei commercianti che dice non ci chiedete un euro. Quindi appunto ci siamo lasciati lunedì e ci dovremo tornare a sentire per avere l'esito di una riunione che dovevano avere il comitato commercianti di Balzano, ai quali si sarebbe detto, guardate che le altre municipalità cercavano di ridurre, di tenere la roba un pochettino più modesta. La premessa è una, il consumo delle illuminazioni natalizie fa ridere, perché se noi pensiamo al consumo, è proprio solo il messaggio che uno dà, e non l'importo, è l'importo totale dell'illuminazione che fa la differenza. Quindi oggi la risposta è io non so ancora. Se si vuole dire cosa vorrebbe fare se potesse decidere da solo il presidente del municipio da solo, metterebbe solo l'albero di Natale e basta. Non decido da solo perché ci sono le non solo perché non ho questo potere, ma perché diciamo la richiesta parte dall'associazione di categoria e ancora dovevano un attimo valutare. L'idea del comune però sarebbe quella se chieste di mantenerle, ma non sono a carico del comune, o quantomeno in minima parte sono a carico del comune. Gli alberi di Natale sono sempre stati solo a carico del comune. Non ho dato grande informazione, ma questa è quello che sono. Quindi niente, vi ringrazio, mi scuso di nuovo, faccio ancora le congratulazioni al nuovo consigliere e chiudiamo la seduta. Grazie. Grazie a voi. Buonasera a tutti, grazie. Buonasera a tutti. Sera. Grazie. Mm-hmm.